Altre visioni numero 125 comincia con la massiccia e variopinta presenza delle TV di tutto il mondo sul molo dell'isola del Giglio, come riporta Repubblica.it il 16 settembre. L'eccessiva offerta di ore di trasmissione da parte delle televisioni obbliga queste ultime a diluire e ingigantire gli eventi. Ecco che quando c'è qualche evento riprendibile in diretta, parte la narrazione serrata, così che anche un'operazione ingegneristica può diventare una fiction. Infotainment, come sempre. Non era neppure amore, avrebbe ammesso candidamente il prete al magistrato mentre sporgeva denuncia nei confronti di Ramona Dragan, la sua ex amante, che lo stava ricattando. In questo servizio di TG.com del 16 settembre si riporta della vicenda del parroco ricattato da una donna per aver fatto sesso con lei. In questo caso la vergogna è stata superata dalla dignità. In tutti i personaggi sociali che coprono dei ruoli che implicano la fiducia delle persone, esiste un continuo dinamismo tra dignità e debolezza. Un ministro promette, per contrastare l'attuale crisi, di diminuire le tasse per chi assume, come riporta il resto del Carlino.it del 17 settembre. Purtroppo, tanto dagli organi di informazione quanto dalle constatazioni nella realtà che ci circonda, appare evidente che è proprio il lavoro che manca, le aziende chiudono. Chi dovrebbe approfittare delle defiscalizzazioni e delle assunzioni? Questo episodio, come gran parte delle promesse dei politici, aggiunge all'evidente inattuabilità di una promessa un forte senso di presa in giro che determina un ulteriore allontanamento dalla politica. Forse è esattamente l'effetto desiderato. Autovelox sì, ma con il trucco, secondo la procura di Cassino, che ha iscritto nel registro degli indagati con le accuse di associazione a delinquere, falso e abuso di ufficio, il sindaco di Pignataro Interamna, due agenti della polizia locale e il responsabile della società che gestiva la macchinetta elettronica che per lungo tempo ha sfornato una quantità industriale di multe. Il TGR Lazio, il 17 settembre, mostra in questo servizio un ennesimo esempio dell'uso doloso dell'autorità delegata dai cittadini. Usare l'autovelox per alimentare le casse comunali è una pratica che viene usata abitualmente da molti amministratori locali. L'autovelox come strumento di modulazione delle guide scorrette è roba rara. L'effetto conseguente è che gli automobilisti rallentano se vedono un autovelox e accelerano immediatamente dopo. È morta in un letto di ospedale e nessuno se ne era accorto. A trovare la donna 82enne di Livorno, il figlio che abbiamo raggiunto al telefono. Era morta e nessuno guardava la mia mamma, ognuno guardava sua. Il figlio dell'anziana è corso a chiamare i medici, ma purtroppo era troppo tardi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Eppure è stato detto al figlio dell'anziana, non sembrava che sua madre stesse male. I parenti della donna hanno presentato un esposto in procura, vogliono conoscere le cause della morte della loro madre e se ci sono state responsabilità o omissioni da parte di qualcuno. Questo servizio del TG4 del 19 settembre mostra con implicito stupore morale il fatto che una donna anziana muoia in ospedale e ci si accorge del fatto a morte avvenuta. L'episodio segnala come la morte sia diventata sempre più un evento rifiutato, al punto che, quando accade anche in condizioni molto probabili, genera la caccia al colpevole.